Ecco, questo è un vero e proprio peso massimo che arriva per la prima volta in Europa. La nuova RAV4 è stata già presentata ad aprile al Salone di New York, però è la prima volta che vedo di persona le sue linee così di rottura. Guardatela anche voi, giudicatela e ditemi se trovate un solo dettaglio in comune col modello precedente. Allora, cominciamo col dare un po' di numeri. La nuova Toyota RAV4 è più corta della generazione precedente di 5 cm, adesso si ferma a 4,60 m. Al contempo il passo è cresciuto di 3 cm, il che significa che gli sbalzi si sono molto ridotti. Questo significa a sua volta che le proporzioni sono più riuscite rispetto al modello precedente. Poi che cos'altro c'è da guardare in termini di design? Notate tutte queste linee così complesse, così articolate, che sottolineano tutti i passaggi chiave del corpo vettura, della carrozzeria. È molto diversa dalla Corolla, non è vero? Questo non è un caso, perché secondo la Toyota il family feeling tra i suoi modelli non deve mai essere troppo stretto. Sotto molti punti di vista la Toyota RAV4 può essere considerata in definitiva un buon riassunto di quello che vuole fare la Toyota in futuro. Prima di tutto puntare esclusivamente sull'ibrido, e qui lo fa con il 2005 4 cilindri da 223 cavalli che è abbinato in questo caso alle quattro ruote motrici. In secondo luogo poi c'è il tema della modularità. Che cosa significa? Significa che la nuova RAV4 nasce sulla nuova piattaforma modulare globale TNGA, su cui nasceranno tutte le prossime Toyota e Lexus.